Interviste dal futuro è un progetto di orientamento per conoscere professioni e percorsi formativi. La seconda delle interviste online, curata dalla terza B della Scuola Media di Vigolzone, è Ilaria Corini, dell'azienda agricola La Radice. La Radice è un'azienda agricola biodinamica situata sulle prime colline di Castello Arquato. Dall'orto giardino si gode di una meravigliosa vista sul borgo medievale e si possono toccare con mano i prodotti della terra. Ilaria e suo marito Roberto, infatti, coltivano senza l'uso di nessun pesticida ed evitano anche i prodotti ammessi dall'agricoltura biologica. Il risultato sono verdure e prodotti supernaturali che durano a lungo e hanno il gusto dell'orto della nonna. L'azienda agricola è molto giovane, Ilaria ha in mente progetti di ampliamento. Ok, benissimo. Allora, quindi a questo punto, Ilaria, io ti lascio ai ragazzi di terza, vediamo chi è il primo che fa la domanda o la prima. Si svolge una sua giornata tipica lavorativa, quanto la impegna il suo lavoro? Allora, la mia giornata lavorativa parte dal mattino presto. Presto significa quando comincia ad albeggiare, insomma, le prime luci dell'alba. In inverno comunque parte un pochino più tardi, cioè verso le 7, e faccio colazione, poi mi occupo un po' di quelle cose, di organizzare la giornata. Siccome sono anche una donna di casa e quindi mangiare bisogna mangiare e tenere un minimo la casa anche quello, allora mi organizzo un po' per quanto riguarda le faccende domestiche eccetera eccetera e per il pranzo. E poi verso le 8 mi recco nell'orto e comincio a lavorare. A seconda di quello che c'è da fare, delle priorità che ci sono nel campo, ossia in questo periodo si comincia a seminare per avere comunque il prodotto in primavera, tardo primavera, e comincio a preparare anche il terreno, quindi se c'è da zappare si zappa, se c'è da seminare si semina. E ecco, poi mi direte voi se vorrete che entri un po' più nello specifico, però bene o male, ecco, inizia così, va avanti fin verso le 12:30, poi si rientra a casa, si pranza e verso le 2 si ritorna nell'orto fino a quando il sole cala. E diciamo che il lavoro del contadino, tra virgolette, è un po' questo, cioè che si cerca di sfruttare il più possibile la luce del giorno. Quindi potrete ben constatare voi stessi che di tempo a mia disposizione, visto che poi si lavora dal lunedì alla domenica, mi rimane ben poco. Però quando si fa una cosa, un lavoro, si ha la fortuna di fare un lavoro che è anche una passione, diciamo che la fatica si sente un po' meno, ecco. Il suo percorso di studi è stato lineare e funzionale al lavoro che svolge ora? Io ho sempre avuto una passione per l'arte, mi è sempre piaciuto molto disegnare, ma soprattutto la passione per l'arte, quindi anche per la storia. Quindi io non mi sono posta domande più di tanto. Alla fine della terza media mi sono solo domandata: cos'è che ti piace fare? In che cosa ti senti forte? Quali sono le materie in cui tu sei più predisposta e più vocata? E allora ho pensato, di certo, le materie umanistiche. Io sono sempre stata un po' una capra in matematica e quindi il calcolo, insomma, non ha mai fatto troppo per me. Però invece ero molto più incline alle materie umanistiche e quindi così per me è stato veramente un gioco da ragazzi scegliere proprio l'indirizzo. In quel momento, cioè, ma in generale in tutta la mia vita non mi sono posta troppi problemi che riguardassero il futuro. In quel momento mi piaceva e mi sentivo pronta e preparata e avevo voglia di fare quel tipo di percorso di studi e l'ho fatto. E,
Diciamo che il percorso di studi che ho fatto non è stato proprio lineare poi con quello che in realtà ho fatto nei lavori che poi ho svolto, perché poi non è che mi sono occupata sempre solo di campagne di orto, ma in realtà ho lavorato tanto anche nelle scuole perché poi mi sono occupata di promozione alla lettura. E poi ho lavorato anche tanto nei ristoranti dove alla fine mi piaceva molto occuparmi, ho fatto il corso da sommelier perché mi sono appassionata al vino, andavo e visitavo le piccole aziende per riuscire a capire quali potevano essere i prodotti buoni, di prima qualità. Per poi sfruttarli e trasformarli nel ristorante per cui ho lavorato. E quindi diciamo no, non è stato lineare, ma mi sono resa conto che il mio percorso di studi è stato funzionale invece. Perché? Perché la creatività che comunque ho sempre pensato di avere un po' innata e che quindi ho secondato attraverso anche gli studi del liceo artistico. Ecco, quella creatività l'ho sempre messa in ogni mio percorso lavorativo, qualunque cosa io facessi. L'altra cosa importante, ho sempre cercato di fare in modo tale che comunque qualunque mia passione diventasse poi un lavoro. E non mi sono mai preoccupata più di tanto di andare a fare un lavoro che mi desse una certa sicurezza economica. Io ho sempre pensato che l'importante fosse la buona volontà. E soprattutto ecco la curiosità di crescere, sapere più cose possibili e poi poter cioè, avere già una passione o comunque sentire di avere un'attitudine particolare per qualcosa e lavorarci su per far sì che poi diventi anche un lavoro, rende le cose molto più semplici. Lei ha mai cambiato idea nel tempo o vorrebbe cambiare qualcosa se potesse tornare indietro? No, nel tempo non ho cambiato idea. Ci sono dei momenti in cui, insomma, io mi chiedo costantemente se quello che sto facendo è la cosa giusta per me e se sto sbagliando in qualche cosa. Poi in realtà, la quotidianità, o facendo quella cosa, mi rendo conto che ci sono anche tante soddisfazioni e che confermano la mia scelta. E quindi no, io sono contenta, contentissima del percorso che ho fatto, non cambierei nulla e a volte mi dico anche, chissà cosa farò da grande, nel senso che non credo che sia finito qui il mio percorso di crescita e chissà che cosa salterà fuori, poi da cosa nasce cosa, magari chissà, è probabile anche che mi stanchi di fare la contadina e che decida di impiegare gli ultimi anni nella mia vita in qualcos'altro. Di sicuro, ecco, bisogna cercare di non farsi prendere troppo dal panico. Quanto cambia lavorare da dipendente rispetto al lavoro autonomo? Sì, io porto la mia esperienza, quindi devo parlare di me, giusto? Allora, il lavoro da dipendente. Allora, mi sono impegnata sempre tantissimo, nel lavoro, ma tanto tanto. E ho vissuto anche il lavoro da dipendente proprio come se fosse il mio. Il lavoro era molto legato al senso di responsabilità, quindi non l'ho mai fatto, non ho mai lavorato per lo stipendio, non solo per quello, diciamo, perché sarei insomma un po' ipocrita, ma ho lavorato sì per una retribuzione,
ma anche e soprattutto concentrandomi su quello che stavo facendo, perché ogni esperienza lavorativa è un'esperienza e c'è sempre qualcosa di buono da tirar fuori. E quindi ho sempre messo anima e corpo, anche da dipendente, insomma, ho fatto tante ore di straordinario se c'era bisogno di farle, oppure cercavo di notare le cose negative, magari cercando di migliorarle, e questo mi ha aiutato moltissimo a vivere il lavoro, a non subirlo il lavoro che stavo facendo. Ma proprio ad avere un po' di padronanza, ecco, un po' di mi ha aiutato a valorizzare quello che stavo facendo in quel momento. Da questo punto di vista, ecco, il lavoro di dipendente, sì, sicuramente il lavoro da dipendente, ti tutela un po' di più. Nel senso che poi alla fine, dal punto di vista economico, se le cose dovessero andare male, non sei tu che ci perdi. Come è riuscita e quando ha deciso di trasformare la sua passione in un lavoro? È proprio con la formazione continua, ecco, bisogna riuscire a capire quali possono essere i canali giusti che ci danno la possibilità di ampliare un po' le nostre conoscenze e poi di applicarle. Ti chiedo una cosa io, Ila. Sì. Questi corsi di cui parlavi tu, corsi di formazione regionali, eccetera, li hai fatti anche quando hai deciso di aprire l'azienda agricola? Cioè, comunque hai fatto una cosa un po' simile quando hai deciso di aprire l'azienda agricola o ti sei basato sulle conoscenze? Sì, esatto. Quando poi ho deciso invece di aprire l'azienda agricola, diciamo che le letture che facevo per pura passione, mi hanno, che poi, in realtà sono anche, da non sottovalutare, che sono anche le persone che incontri che a volte ti aprono un po' la mente o ti danno gli spunti. Nel caso specifico mi è capitato di conoscere una ragazza che aveva fatto per lungo tempo, aveva passato lungo tempo in Canada da questa coppia di agricoltori che, contadini, più che agricoltori, e aveva fatto questa esperienza lavorativa coltivando appunto ortaggi, senza l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, quindi senza l'utilizzo di veleni. Io, in occasione di una serata, ho conosciuto questa ragazza che mi ha consigliato di leggere un libro e leggendo questo libro mi si è aperto un mondo e ho ritrovato delle cose che erano già dentro di me. E poi da cosa nasce cosa? Cioè, allora mi è venuta la curiosità, ok, per poter fare il contadino ora bisogna partire dalla terra. Ma la terra in cui lavoriamo è una terra buona? No. Come si fa per avere una terra buona? Bisogna imitare la natura il più possibile. Allora, cosa succede nella natura? E tutto questo è stato un farsi una domanda e darsi delle risposte attraverso delle letture che in realtà poi mi sono resa conto che hanno contribuito tantissimo a formare il mio mestiere, a darmi delle conoscenze che prima non avevo. Forse chissà, in questo campo è anche più facile, cioè nel senso che se avessi la passione di volare, non posso dall'oggi al domani, insomma, diventare astronauta. Però ti volevo chiedere qual era la differenza sostanziale tra un agricoltore e un contadino. Non lo so che cosa possa dire il vocabolario in merito, però per me ci sono proprio due figure un po' diverse. Allora, il contadino è quello che ha un contatto diretto con la terra. E cosa significa? Che beh, innanzitutto il contadino coltiva un appezzamento di terra inferiore rispetto a quello che può coltivare un agricoltore. Il contadino ha contatto diretto con la terra nel senso che lavora spesso anche con dei mezzi non meccanici ma anche manuali, tipo la zappa, il diserbo manuale,
segue la stagionalità, perché il lavoro che fa non è improntato alla vendita, alla grande distribuzione, e quindi ai supermercati, che ad esempio gli scaffali dei supermercati devono essere sempre pieni, ricchi di qualunque cosa in qualunque stagione. Mentre invece, naturalmente, cioè, sappiamo che gli ortaggi seguono una propria stagionalità e l'agricoltore è quello che, avendo più appezzamenti di terreno, si parla a volte anche di ettari, ettari, nostri, noi abbiamo praticamente coltivabile 1,5 ettari, ma ci sono agricoltori che ne hanno anche centinaia di ettari, e che lavorano soprattutto con i mezzi meccanici e quindi con i trattori, appunto perché l'estensione è tale, fanno le monocolture, ossia campi e campi di pomodoro, campi e campi di grano, campi di mais, ecco, e questo invece non è il nostro caso. Noi coltiviamo tanti ortaggi in un piccolo pezzo di terra. C'è stato qualcuno che durante il suo percorso l'ha aiutata oppure l'ha ostacolata e in che modo? No, allora, nessuno mi ha ostacolata. Allora, partendo dalla mia famiglia, dai miei genitori, diciamo che loro ci hanno lasciato, io ho anche un fratello, i nostri genitori ci hanno lasciato molto liberi di scegliere il nostro percorso di studi e non ci hanno obbligato perché secondo me molto intelligentemente hanno capito che se avessero obbligato me e mio fratello a fare una cosa che non avevamo voglia di fare, non sarebbe più finita, nel senso che saremmo molto probabilmente andati incontro o a delle bocciature o a delle difficoltà e quindi avremmo creato loro dei problemi. Secondo me per questo motivo loro non ci hanno ostacolato principalmente, poi anche perché, insomma, anche loro si erano resi conto di quelli che potevano essere le nostre capacità. Quindi mia mamma non mi avrebbe mai obbligato a fare lo scientifico, dato che era perfettamente consapevole che ero avvezza allo studio della matematica. Quanto guadagna, nel suo lavoro? Non vi voglio scoraggiare, nel senso che no, diciamo che adesso come adesso, allora io e mio marito abbiamo avviato questa piccolissima azienda da pochi anni, e quindi partendo da zero, ovviamente, cioè diciamo che gli incassi sono veramente pochi e servono per pagare le cose che ci servono per poter lavorare. Ovviamente, bisogna fare tantissimi sacrifici, tanti, tanti, tanti. E secondo noi riusciremo ad arrivare pian pianino ad una situazione in cui ci sarà anche un guadagno, o meglio, un ricavo da tutto questo lavoro e da tutta questa fatica e dal tempo che dedichiamo al nostro lavoro. Nel mio caso specifico, oddio, un tetto sulla testa ce l'ho, mangio e così. Non possiamo permetterci tanti, non possiamo permetterci dei vizi, cioè ecco, ma diciamo anche la verità che non ci servono nemmeno. Cioè, nel senso, noi abbiamo tutto ciò che alla fine ci serve. E siamo contenti così, siamo felici così. Sicuramente un domani, se saltassero fuori 2 lire in più per andare a farci un viaggetto, anche superato questo momento della pandemia del Covid, non sarebbe male, visto che comunque viaggiare ci è sempre piaciuto molto. E sono anni, insomma, che rinunciamo a questa cosa.
però prima o poi io credo che si potrà fare, ecco. Volevo sapere a grandi linee quanto costasse mettere sulla baracca. Ci troviamo a Castell'Arquato, siamo in collina a Castell'Arquato, sopra il borgo di Castell'Arquato, insomma, verso Vigolo Marchese. In collina abbiamo una bellissima vista del borgo, del castello. Il nostro orto si trova comunque in un lieve pendio e abbiamo comprato questo terreno dove alla fine non c'era nulla, non c'era la luce, non c'era l'acqua e quelle sono cose costose che hanno inciso tantissimo sul dispendio di risorse economiche. E sicuramente nell'avviare un'attività di tipo agricolo è più fortunato chi eredita o l'azienda dei nonni o dei genitori o comunque già una situazione simile da qualcuno, o comunque chi riesce a trovare ad un piccolo prezzo un appezzamento di terra con già una struttura. E noi ci siamo innamorati del posto e quindi siamo stati ulteriormente dei pazzi, però ci piaceva proprio tanto quel posto e poi la nostra idea era quella di costruire un piccolo agriturismo, tra virgolette, sarà praticamente nient'altro che la nostra abitazione con le porte aperte ai clienti e ai turisti. Piccola, una piccola realtà, però insomma quel pezzo di terreno lì ci è piaciuto così tanto che abbiamo detto qui non avremo sicuramente difficoltà a lavorare perché è così bello il posto che circondato dal bosco e che la gente avrà sicuramente voglia di venire a trovarci. E quindi il nostro lavoro non sarà solo quello di coltivare gli ortaggi, ma anche di occuparsi della ricezione, ecco, tra virgolette, turistica. Sì, è impegnativo dal punto di vista economico, ma non dimentichiamoci che per i giovani, e io non sono più tanto giovane, ma sono riuscita a starci dentro proprio perché fino al 41esimo anno la regione ti dà la possibilità di fare questo cosiddetto primo insediamento, ossia ti dà una partenza, se ti trovi in pianura sono 30.000 euro, in collina montagna sono qua, in montagna si arriva fino anche a 50.000 euro, così per iniziare ad avviare la tua attività. Io credo che per quanto riguarda le giovani imprese e soprattutto per le donne ci sono degli aiuti, dei finanziamenti. E bisogna tenere appunto le antenne alzate, bisogna informarsi perché comunque i fondi ci sono, sono resi disponibili, soprattutto che premiano anche le iniziative di chi vuole crearsi qualcosa dal nulla e diventare un piccolo imprenditore. Per quanto riguarda l'agriturismo, noi avremo anche, ci siamo adoperati per accedere anche ad un ulteriore finanziamento che si può ottenere un tot di soldi, in questo caso sono 200.000 euro. A seconda del punteggio che tu ottieni, ossia se sei biologico, in che maniera coltivi, se utilizzerai le energie rinnovabili, tutta una serie di cose. Però ecco, quel finanziamento, prima o poi ti viene riconosciuto, quindi se anche tu li spendi, poi sai che quei 200.000 euro, ad esempio, ti verranno restituiti dalla regione che in realtà li prende dai finanziamenti europei.
Quali sono per lei gli aspetti più positivi e gli aspetti più negativi del suo lavoro? Gli aspetti negativi sono tanti, ossia ci vuole un bello spirito di sacrificio perché diciamo che non abbiamo la possibilità ancora economica per poterci permettere dei dipendenti o comunque dei collaboratori, chiamiamoli così, che dipendente è brutto, dei collaboratori. E quindi dobbiamo fare tutto io e mio marito. E ovviamente ci sono delle scadenze, dei tempi dettati dalla natura e dal fatto che prima riesci a coltivare e prima hai la possibilità di vendere il tuo prodotto. E quindi c'è sempre questa ansia, appunto, dettata dal fatto che siamo in pochi, quindi siamo quattro braccia e quattro gambe, e più di un tanto non riusciamo a fare. E soprattutto considerando che noi siamo praticamente sempre lì, tranne le ore notturne che le passiamo a casa, cioè dedichiamo molto della nostra vita al nostro orto. E tante volte ci piacerebbe sentirci un po' più liberi di poter decidere di trascorrere il nostro tempo in modo diverso, anche, non so, facendo una bella passeggiata con i nostri cani o chi che sia, non lo so, comunque qualcosa, poterci occupare di noi in modo diverso. L'altro aspetto negativo, ma no, che alla fine diciamo che si riducono praticamente, diciamo che l'aspetto negativo è uno grosso, che è questo che vi ho appena detto, e, mentre invece gli aspetti positivi sono che abbiamo la possibilità di lavorare all'aperto e di non essere nel caos cittadino, in mezzo al traffico, di non dover, che non abbiamo appunto un orario da rispettare e quindi possiamo organizzarci noi come meglio crediamo, e soprattutto che vediamo crescere gli ortaggi dal seme fino alla raccolta, fino alla vendita, e poi soprattutto ci ripagano tantissimo i volti sorridenti, le persone soddisfatte che vengono ad acquistare i nostri prodotti e che ci ringraziano anche per il lavoro che stiamo svolgendo nel pieno rispetto della natura. Ecco.